Guardate ragazzi, non mi va neanche di mettere il treppiedi, non mi va di fare praticamente nulla perché dopo una partita del genere l'unica cosa che voglio fare è rompere qualsiasi cosa c'ho davanti perché non è possibile, non è possibile, ho appena rotto la sedia, cioè guardate che roba, non è possibile, non è possibile continuare così, non è possibile, non è possibile, non è possibile! Da 2-0, 2-2, ma come cazzo fai a fare una cosa del genere? Oh! Ma ci rendiamo conto della cosa che abbiamo fatto? Ma ci rendiamo conto che abbiamo buttato via 2 punti? Ogni volta è sempre così, aveva perso il Chelsea contro il Manchester City. Potevamo recuperare parte punti? No, abbiamo buttato tutto nel cesso, dobbiamo buttare. Non è una cosa, non si può continuare così, no, io non riesco più a continuare così, non riesco più, stavo in live con le vene perché da 2-0 a 2-2 è imbarazzante, imbarazzante contro l'Aston Villa, oh, ma ce ne rendiamo conto? Mamma mia, Coutinho fa il devasto, secondo gol spettacolare dell'Aston Villa, ma il primo, raga, il primo, qui ci sarebbe da fare un discorso, un buco incredibile, la difesa che va ancora a frutti, a patate è andata la difesa! Varane ha buttato via una prestazione fatta bene con 2 errori, io non ce la faccio più, non ce la faccio più, compri chi cazzo, cioè, puoi comprare chi te pare, ma se la squadra non la sai mettere bene insieme, non puoi andare avanti così, no che compri Sanchez, compri Varane e compri Ronaldo, hai comprato chi te pare pure quest'anno, e che cazzo hai risolto? Che cazzo abbiamo risolto? Dov'è la nota positiva? Quest'anno abbiamo speso altre valanghe di soldi. Qual è la nota positiva? Servivano tutti questi acquisti? Servivano? Erano studiati? Io ce l'avevo già finita perché non so più sbattere la testa. Veramente, ora la sbatto sulla scrivania. La sbatto sulla scrivania, almeno mi dimentico di sta partita. Ma dai, ma insomma, di che cazzo stiamo a parlare? Da 2-0 a 2-2, oh! Da 2-0 a 2-2, da 2-0 a 2-2, stai a fare una bella partita! Ti sei addormentato completamente! Completamente! Come cazzo fai a perdere una partita? Cioè, dai, Gesù, mi viene da di perdere! Perché questa è una partita che tu hai perso! Hai perso! Questa è una partita dove il Manchester United ha perso! Perso! Non c'è altro da dire! Non c'è altro da dire! Imbarazzanti! 15. Gli è bastati 15 cazzo di minuti! 15 minuti per pareggiare la situazione! Per pareggiare la situazione! Non è possibile! Non è possibile! Io rimango sempre più. Rappo un'altra volta, questa io l'ho rotta, l'ho rotta un'altra volta, non è possibile, non si può continuare così. Datemi, fammeli fare questo, perché sennò rischio di rompere pure l'orologio, io voglio delle risposte, società, io voglio delle risposte, datemi le risposte, mi dovete dare delle risposte alle mie domande, mi dovete rispondere, dovete rispondere a tutti i tifosi in giro per il mondo, perché non si può continuare così. Non si può, prendetevi le responsabilità perché non se ne può più, prendetevele perché io non do colpa a Ralph, non do colpa a Bruno, non do colpa qui c'è bisogno di che la società si prenda le responsabilità, o se ne vanno a calci in culo, li mando via, oppure se prendano le responsabilità e ricostruiscono questa squadra, perché ormai ragazzi è così. Se voi qui vi aspettate la risposta a Magliarno, lo United si qualificherà in Champions? No, no, no. Perché questa è l'ennesima dimostrazione dei 200.000 limiti che abbiamo. 200. Ed è una vergogna. È una vergogna. Era tutta colpa di Olle? Era tutta colpa ai tempi passati di Mourinho? Di Van Gaal? È possibile una cosa del genere, no? È sempre colpa di chi guida, non di chi gioca. Mi ci vorrà un po' per riprendermi da sta botta, perché cioè tu da 2-0 partita tranquilla te la sei andata a buttare.
Levo anche gli occhiali nell'evenienza perché tra poco lo sento dentro di me. Sento dentro di me che tra poco esplodo. Io non puoi fare una partita del genere. Non puoi, non puoi. Io, da 2-0, raga. 2-0 stavamo, 2-0. Io mi auguro che domani mi faccia uscire la live reaction. Me lo auguro. Perché io, ragazzi, se mi metto a vedere quella partita, tiro un pugno al computer. Un pugno gli tiro. Un pugno gli tiro. Col zio, trapasso lo schermo. Porco Dio, quando ho visto quel gol. Mamma mia, quando ho visto il 2-2. Mamma mia. Non ho parole, raga, non ho parole. C'ho bisogno un attimo di tempo per staccare, c'ho bisogno un attimo di tempo per ragionare, perché sennò qui io ne vado a dire veramente troppe. Mi dispiace che questo post partita non sense, forse domani, molto probabilmente domani, lo sapete come sono fatto, ne farò uscire uno un po' più sensato, ma oggi ragazzi non riesco. Ecco, una partita da 2-0 a 2-2.